Lavora sulla ricerca delle onde gravitazionali Marco Drago, il vincitore di Fame Lab Italia, il talent della scienza, la cui finale si è svolta al Politeama Rossetti di Trieste. Seconda e terzo classificati sono stati Valeria Di Biagio, assegnista di ricerca presso l'OGS di Trieste, e Pierre Fromholz, postdoc alla SISA e all'ICTP. Per i 21 partecipanti, tutti studenti, dottorandi e ricercatori, la fase finale di Trieste è stato il momento conclusivo di un percorso iniziato tra febbraio e marzo, quando centinaia di giovani ricercatori si sono sfidati nelle selezioni locali. Una manifestazione questa che rientra nella galassia di ESOF come Science the City Young, tre incontri che si svolgeranno al Teatro Miela il 9, il 16 e il 29 settembre, tutti dedicati ai giovani che potranno incontrare scienziati, medici e ricercatori e dialogare con loro senza formalismi, in particolare di Covid, come ci spiega Serena Zacchigna dell'ICGB di Trieste che coordinerà gli appuntamenti. Inizieremo proprio da lì. Il Covid è una malattia causata da un virus, ma probabilmente il primo vaccino che avremo a disposizione sarà un virus geneticamente modificato e quindi la prima puntata sarà proprio virus amici o nemici. Li vediamo come buoni, come cattivi, più li conosciamo più possiamo anche usarli a scopo terapeutico. Tra gli eventi più attesi dedicati al grande pubblico, la Maker Faire, che si terrà il 4 e il 5 settembre in Piazza Unità, due giorni ricchi di inventori, creativi e scienziati con le più svariate attrazioni tecnologiche, non più mini, come negli anni scorsi. La Maker Faire incorporerà un settore dedicato alla scienza e alla tecnologia dello spazio.